O uomini, non meditate mai abbastanza sulla onnipotenza di Dio. Ogni atomo del vostro corpo, ogni più nascosta forma di energia proviene da Lui e tutto può essere modificato da Lui quando Egli lo vuole. Il vostro respiro è Suo, come Suo è ogni battito cardiaco. È onnipotente anche nella pazienza. Egli sa attendere perché sono Suoi il tempo e lo spazio. Non vi rendete conto di quanta onnipotenza c'è in questa divina attesa, nella successione dei giorni e delle notti, nell'alternarsi delle stagioni, nella brevissima vita di un uomo che ai suoi occhi è solo un soffio. Non vi rendete conto di quanta onnipotenza c'è nella sua misericordia e nella sua compassione che ha per ogni creatura, come pure non vi rendete conto di quanta onnipotenza ci sia nella sua incarnazione. Non potete realmente immaginare quanto amore Dio Padre ha per l'umanità intera. L'incarnazione è il massimo dell'amore del Dio Onnipotente, che rinuncia storicamente a questa onnipotenza nel suo Figlio per farsi uomo fragile come voi. È tutto per ricondurvi al Padre trasformati in Lui. Ma non basta. Egli davvero vi ama individualmente e sopporta infedeltà, tradimenti, indifferenza da parte vostra pur di salvarvi. Egli sa quando è il tempo più opportuno, come ha stabilito sin dall'eternità. Conosce da sempre il momento esatto in cui ha deciso di cogliere la vostra pienezza. A voi non è dato di conoscere il momento, perché Egli desidera che la vostra sia la scelta più libera possibile, non condizionata da date. Dona solo a qualcuno la conoscenza di quel momento e Lui sa molto bene perché. In Lui c'è libertà e giustizia, insieme alla misericordia. Se viveste in ogni momento con questa consapevolezza, la vostra vita cambierebbe drasticamente. È per quello che è necessario pregare molto ed aprire il vostro cuore allo spirito di sapienza e di saggezza. La cosa fondamentale che dovreste chiedere in ogni momento è lo Spirito Santo, il quale trasforma i vostri cuori e le vostre menti, attenua le vostre paure e vi aiuta a fidarvi completamente nel Padre. Però è necessario che prendiate coscienza della vostra pochezza e della sua onnipotenza. Imparate ad essere ben coscienti che tutto è nelle sue mani, ogni più piccolo evento. Voi vivete e respirate in Lui e siete destinati a vivere sempre in Lui. Ricordatevi che la vostra vita terrena è solo l'inizio di una vita più piena. Siete davvero destinati a contemplare la gloria di Dio che si riflette nell'amore. Ecco perché ogni uomo dovrebbe glorificare sempre Dio Onnipotente.